di Lampedusa per rendere omaggio alle tante vittime dei viaggi della speranza. E allora a Lampedusa c'è il nostro Matteo Parlato, subito ci colleghiamo con lui. Buongiorno a te Matteo. Buongiorno, buongiorno da Lampedusa. Sono alle mie spalle c'è quello che viene chiamato il santuario di Porto Salvo. Sono qui perché questo dall'alba dei tempi è un luogo di accoglienza. Nelle grotte che sono qua sotto, qua dietro, da sempre venivano lasciati acqua e cibo per le persone che i naufraghi o le persone in fuga. E poi dopo è diventato un luogo di culto, ma un luogo di culto per tutti. Qui si pregano i cattolici come i musulmani. Poi vi posso dire, le cronache dell'isola, vi posso dire che ufficialmente è cominciata una vera invasione, ma non è un'invasione di gente in fuga, non di immigrati, questa è proprio un'invasione che in questo momento sono un centinaio, sono 112 per la precisione che sono qui sull'isola oggi, ma è un'invasione proprio di giornalisti, di tecnici, di protezione civile, di Croce Rossa e non, per non parlare poi di tutta la macchina di sicurezza che sicuramente la maggior parte è quella che non si vede rispetto a quella che si vede e nei prossimi giorni prima dell'arrivo del Papa, chiaramente, si aspettano anche moltissimi fedeli che dovrebbero arrivare dalla Sicilia, proprio con i traghetti che collegano Lampedusa alla Sicilia. E invece vi volevo anche, stamattina abbiamo incontrato un giovane eritreo che però, diciamo, quando ha visto il microfono è diventato subito reticente, che ci ha raccontato il suo viaggio dall'Eritrea a qui, attraverso il Sudan, attraverso la Libia, e ci ha anche detto quanto ha pagato per la traversata dal porto libico qui a Lampedusa. E se la regia è pronta, possiamo forse mandare il servizio. Sul belvedere di Lampedusa incontriamo un giovane eritreo che, lontano dal microfono, racconta in un inglese stentato il suo viaggio dall'Eritrea alla Libia, passando per il Sudan, 20 giorni. 20 days. And now you are in... E poi la traversata in barca verso Lampedusa, $1,600. Infine, il ragazzo ci ha detto che conta di arrivare fino a Roma per andare lì a lavorare.